bocca qua. Come vedete, si sono motorizzati ora. Queste pedane saranno per un esercizio abbastanza difficile. Bene, bene, benissimo. Vediamo il ritorno del terzo bulgaro. Attenzione, dovete aspettare perché sono numeri a sorpresa. Ritorna il terzo bulgaro. C'è ancora un po' di pausa. Ecco, una torre vivente, una torre umana. Un attimo di silenzio, aspettiamo con passione. Ecco che ritorna la moto del terzo bulgaro. Una cavalla. Ecco. Ti aiuto! Chissà che numero è. D'altra parte la velocità non consente minimi errori, non consente frazioni di secondo. Più difficile ancora, terza prova. La moto passerà ancora più velocemente. Un razzo, ecco qua. Io non so chi è più imbecille, se il motociclista o loro due. Però scusate, avuti. Questo numero l'avete fatto bene nelle prove, adesso avete mancato clamorosamente. Scusi, signor Pericoli, sono state delle prove. Sì. Una settimana di prove, ci ha rubato anche una moto. Ma dove eravate a fare le prove? Al laghetto di Milano. Vedete come le fanno bene le cose quando c'è meno pressione. Ecco l'ultimo passaggio, vediamo cosa succede. Vediamo. Posso avvicinarmi? Ecco qua, ecco la moto! No. Signor Pericoli, ma cosa applaudite in studio? Io, tra tutti questi passaggi televisivi, vi dico una cosa. Sì. Staffazzi non passerà da nessuna parte, perché le balle gliele stacco, io non ne posso più! E anche voi, e mi... Buonasera. Ci hanno rincorsi per mezza Europa. Lo immaginiamo. Con dei bastoni. Ma noi siamo sempre qui, fedeli a questo appuntamento con voi. Per fortuna. Grazie, grazie. Prego. Prego. Oh, mia bella Madonnina, che te brille di lontan. Oh, ti adora e vicinina, ti te do la mia. Sotto a te,